Sono d'accordo anche perché secondo me, se vogliamo usare una metafora ciclistica, in questa fase di salita, ad aprire la finestra, ad arrivare al traguardo, si stanno affiancando agli artisti e designer, proprio per questa grande capacità di visione. Stanno diventando due sciampiani anche loro, insomma, piano piano. Che fanno un lavoro interessante, proprio anche nella tecnicalità della loro performance, sono i DJ. E quasi tutti ormai, anche gli artisti, magari per hobby o per passione, si prestano alla pratica del DJ. E quindi il sampling, il copy and paste, il remixare, il confondere le idee, il ripetere, il loop, sono tutta una serie di occasioni per creare contenuto e creare senso. Occasioni in cui si fa molta confusione nel rintracciare l'origine, la fonte, l'autorialità, piuttosto che capire appunto dove e come organizzare quel contenuto. Tu hai parlato di DJ e naturalmente accanto a loro ci sono i VJ, no? Cioè quelli che fanno la stessa operazione di twist con le immagini, per cui il potere che il database offre a queste persone, a questi personaggi, a questi professionisti o amatori, diciamo così, è fondamentalmente questo, cioè quello di avere a disposizione un repertorio delle librerie, del materiale pressoché infinito e riutilizzarlo per metterlo in nuove sequenze che producono ulteriore senso, anche in modo inedito. Il problema che dici tu di avere la possibilità di identificare l'origine di ciascuno di questi contenuti, di questi materiali che vengono utilizzati, è sicuramente un problema attualissimo, prima di tutto, è vero. È però strettamente legato a un altro problema, che è quello dell'accessibilità ai contenuti, nel senso che il dover proteggere l'autorialità rispetto a un materiale che viene prodotto spesso è più controproducente che dare la possibilità di distribuirla, di utilizzarla e riutilizzarla più e più volte. Di solito, per esempio, chi fa queste operazioni è molto legato alle controculture o alla cultura underground, che porta avanti anche in senso di pratiche quotidiane e politiche alla cultura del copyleft, quindi dell'andare contro il copyright. Accanto a queste ipotesi estreme esiste tutto un mondo assolutamente che si muove nella legalità, che è quello dei Creative Commons, cioè delle licenze di utilizzo e di accesso ai contenuti che rispettano assolutamente l'autore e le volontà che l'autore stabilisce, nel senso che chi utilizza per distribuire i propri contenuti licenze Creative Commons dichiara, per esempio, qual è l'uso che consente rispetto ai propri contenuti, se per esempio in un contesto commerciale oppure no, e dichiara che tiene per sé solo alcuni diritti e non tutti quanti, cioè purché venga citato l'autore, è possibile riutilizzare questo materiale quante volte si vuole. Queste sono delle aperture notevoli che si muovono anche sul piano della legalità, che aprono una dimensione che aiuta a sviluppare anche dell'innovazione, nel senso che avere la possibilità di utilizzare e riutilizzare i materiali a disposizione è forse quello che ci aiuta maggiormente a produrre appunto nuovo senso, perché comunque, come diceva Marisa prima, sempre si parte da quello che è già stato detto, è già stato fatto, è già dalle immagini che sono già state prodotte, cioè questi riferimenti sono di dominio pubblico e quindi dare la possibilità di utilizzare contenuti di dominio pubblico porta un avanzamento rispetto alla produzione anche culturale, sicuramente. È un po' quello che viene raccontato nel romanzo di Gibson, Pattern Recognition, per cui si creano addirittura delle comunità di interesse, delle comunità di competenze intorno alla produzione, il riutilizzo di materiali,
che a quel punto è vero, non si capisce mai se siano materiali inediti oppure che tipo di percorso possano fare e a quale percorso narrativo possano portare. È una situazione assolutamente coerente con la fluidità, no? E la liquidità, la debolezza della contemporaneità. Design, artista 1, designer 1, ci vediamo alla partita di ritorno.